incontro per fare per dire che così la vittoria. Io sono il segretario del partito sì. Stasera diciamo che il circolo ha inteso celebrare il 70° dalla liberazione dai fascisti in Italia. E io dico anche un altro modo di vedere questo 70° anniversario. Sono 70 anni che abbiamo l'Italia libera. Non dimentichiamoci anche quest'altro aspetto, cioè questo ci fa pensare un attimo al futuro. Nelle scuole le date si imparano. Si impara la data del 25 aprile, si impara la data del 2 giugno, eccetera, ma secondo la politica le cose si imparano, si vivono e noi abbiamo dato questa possibilità di vivere e di ricordare il 25 aprile con una serata di musica, altri lo fanno in altro modo e noi abbiamo, lo celebriamo in questo modo qua, una serata di musica naturalmente di un grosso spessore. Il gruppo che abbiamo con noi è un gruppo che sta girando l'Italia su qualsiasi tema che riguarda la libertà, che riguarda la resistenza, che riguarda la pace di Dio. Questa sera ci tiene un recita, un vero e proprio recita delle canzoni non solo della resistenza ma delle canzoni su tutti questi temi. È un gruppo a completo stasera, abbiamo 5 componenti e vedremo anche la loro bravura, soprattutto la loro passione. Allora, noi stasera abbiamo presente con noi anche l'AMPI, a proposito, la Pignano Milanese si è costituita una sezione dell'AMPI, la cui bandiera è quella là, e io ricordo che l'AMPI non significa solamente Associazione dei Partigiani Italiani, o meglio, la sigla è quella, ma l'AMPI significa che aderisce all'AMPI, può essere anche un ragazzino, un giovane, purché condivida le idee della resistenza, le idee della libertà. Quindi non c'è un problema di età, non c'è un problema di essere combattenti per essere all'AMPI. Con noi stasera abbiamo alcuni rappresentanti dell'AMPI di Rho e per altre cose nell'angolino in fondo là vicino all'estintore ci sono 3 libri che sono portati. Io lascerei qui il mio intervento e 5 minuti, 4 minuti dell'intervento di Airaghi, che è uno dei massimi esponenti dell'AMPI di Rho e tra gli altri anche uno degli autori di quei libri che vedete là in fondo. Mi raccomando, la verità, perché questi sono i passi.